fuoco di zucchella che lava giù, tutto brillerà di più. Ciao Doc, visto che siamo in area di ripartenza, mi piacerebbe fare una campagna promozionale a favore del gelato artigianale di tradizione italiana. Tu hai qualche consiglio da darmi? Intendi creare una campagna di comunicazione per la tua riapertura o hai in mente qualcosa di più ampio respiro, magari da fare in collaborazione con gli altri tuoi colleghi? In effetti mi piacerebbe fare qualcosa di condiviso con i colleghi, che arrivasse al grande pubblico, insomma, per promuovere il gelato artigianale come prodotto di qualità, ma senza spendere una follia però. In questo caso allora occorre strutturare una campagna che risponda a delle domande ben precise. Il mercato del gelato è molto vario e l'offerta non è tutto uguale. Anche lo stesso concetto di gelato artigianale ha sfaccettature e declinazioni molto diverse tra un operatore e l'altro. Sì, però ad esempio io faccio parte di un'associazione che segue un codice etico e nonostante le differenze di ognuno abbiamo comunque dei punti in comune all'interno dei quali ci riconosciamo un po' tutti, ecco. Questo è già un buon punto di partenza per rispondere ad almeno 5 domande che poi sono quelle a cui deve rispondere un bravo giornalista quando vuole comunicare con efficacia. Primo, perché lo si fa? Cioè, quali sono gli obiettivi? Secondo, chi siamo e a chi vogliamo comunicare? Terzo, che cosa si vuole ottenere con i contenuti del messaggio? Quarto, quando vengono sviluppati e veicolati i contenuti? Quinto, dove si vuole pubblicare? Facciamo così, oggi sono io che faccio le domande e tu mi dovrai rispondere in base alla realtà della tua associazione. Cominciamo con la prima domanda. Perché creare una campagna? Quali sono i suoi obiettivi? Rispondimi pensando agli obiettivi della tua associazione. Il nostro desiderio è quello di far conoscere al pubblico che esiste una differenza fra un gelato realmente artigianale e uno che lo simula, perché spesso il cliente non è nemmeno in grado di capire se quello presentato in vetrina è gelato fatto da un gelatiere o un prodotto industriale rivenduto. Vorremmo che i clienti fossero consapevoli di questa differenza e che quindi scegliessero con maggiore attenzione ciò che mangiano. Ci piacerebbe che il nostro logo sociale, ad esempio, diventasse sinonimo di qualità e trasparenza. Ok, quindi il vostro obiettivo è comunicare la vostra identità, quindi la differenziazione sul mercato, riferita, immagino, al prodotto industriale da supermercato. Sì, ma anche da chi mette in vaschetta prodotti industriali pronti, tipo i 4 salti in padella del gelato, e che quindi simula l'artigianalità, ma che in realtà offre un prodotto industriale mascherato e talvolta senza neanche sapere che cosa c'è dentro. Veniamo alla seconda domanda. Chi siete voi? Beh, noi siamo dei professionisti che hanno un codice etico e dei valori che ne condizionano i comportamenti. Teniamo alla cultura del mestiere e non scendiamo a compromessi, soprattutto sulla qualità degli ingredienti e sulla personalizzazione del nostro prodotto. Qual è il vostro target di riferimento? Cioè, a chi vi volete rivolgere prima di tutto? Ad un pubblico attento alla propria alimentazione, sensibile all'etica e alla qualità del cibo, alle famiglie, ai bambini e alle donne di tutte le età, che sono le maggiori clienti del comparto della gelateria. Beh, a dire la verità, anche a quei gelatieri che lavorano con gli stessi principi nostri per farli poi avvicinare all'associazione. Attenzione, hai messo insieme due categorie di persone molto diverse l'una dall'altra. Da un lato il vostro pubblico, quello attento ai messaggi etici, e dall'altro ci sono i colleghi. Quando si crea una campagna di comunicazione, occorre identificare chiaramente chi sono i destinatari, poiché il linguaggio e il tono di voce da utilizzare dovranno essere i più adatti per far sì che il messaggio giunga a destinazione in modo chiaro ed efficace. Questo non vuol dire che non dobbiate rivolgervi a entrambi i target, ma che lo dovete fare con due modalità diverse. Quindi dovremmo creare due campagne diverse? Non necessariamente devono essere diversi nei contenuti, ma sicuramente dovranno esserlo nella forma e dovranno rispondere ognuna
alle seguenti domande, probabilmente in modo diverso. Ad esempio, la prossima domanda è: che cosa volete ottenere da questa campagna? Beh, instaurare un rapporto di fiducia con la clientela che è attenta agli stessi precetti del nostro codice etico e allo stesso tempo comunicare con quei gelatieri che seguono già gli stessi principi che seguiamo noi e che quindi possono non sentirsi soli e magari avere il desiderio di unirsi per avere una voce più importante, più forte, farci sentire, aumentando la visibilità di tutti. Vedi, i concetti di base sono gli stessi, ma occorre trovare un linguaggio di comunicazione e dei canali diversi per ognuno dei due target di riferimento, altrimenti la comunicazione non funzionerebbe. Inoltre occorre fare molta attenzione a quello che si dice, perché ad esempio proclamare che voi siete i migliori, che i vostri prodotti sono i più buoni e che siete fantastici, non vi differenzia dagli altri, perché ognuno può dire esattamente la stessa cosa di sé. E poi siete davvero sicuri che il vostro target sia interessato a questo tipo di messaggio? Non so, cosa dovremmo dire allora? Dovete trasmettere dei valori che derivano semplicemente dal vostro codice e che siano di importanza per il vostro target di riferimento. Non parlate di voi, ma del vostro cliente e del perché vi dovrebbe scegliere per ottenere dei vantaggi per lui. Passiamo oltre. Quando volete comunicare? Mi viene da pensare che bisognerebbe partire il prima possibile, no? Cioè in qualsiasi momento. La comunicazione è un processo che deve essere continuamente alimentato. Occorre osservare quali sono i momenti più adatti per arrivare al proprio target di riferimento. Ad esempio, oggi la comunicazione è molto cambiata rispetto al passato. Interrompere l'attenzione del nostro target nella sua quotidianità con messaggi che siano fuori dal contesto non ha un effetto positivo. Anzi, può risultare invadente e fastidioso. Come ti ho appena detto, è importante pensare a che cosa è utile alle persone e trasferire dei contenuti di valore che siano in linea con la vostra etica. In questo modo non risulterete supponenti e focalizzati su voi stessi. Cercate di trovare degli argomenti che siano importanti per gli altri, che catalizzino la loro attenzione e che giungano a loro magari anche in modo mediato, tramite delle storie o degli eventi che li coinvolgano direttamente. Ultima domanda. Dove pubblicare per essere efficaci? Una volta ti avrei risposto sui quotidiani oppure in TV. Ma per far questo ci vogliono delle carriole di soldi che noi come associazione non abbiamo e non avremo mai, neanche se un domani fossimo in mille. Forse sui social? È vero che per la pubblicità tradizionale ci vogliono ancora molti soldi, ma è anche vero che non è detto che siano i sistemi più efficaci per promuoversi. E ti dico anche il perché. Occorre anche capire chi utilizza tali mezzi di informazione. Pensiamo ad esempio ai giornali quotidiani. Ogni testata ha una tipologia di lettore che può essere anche molto diversa sotto il profilo della fede politica o della forza di penetrazione locale. Quindi pubblicare su una testata e non su un'altra può essere visto già come uno schierarsi politicamente. Qual è l'età media di chi acquista un giornale quotidiano oggi in Italia? Già questa domanda ci fa capire che se il vostro target sono donne, come giustamente tu hai ricordato poc'anzi, sappi che i quotidiani sono letti per circa il 64% da un pubblico maschile, il cui 44% è over 55. Non mi sembra propriamente il target ideale di una gelateria. Già i settimanali sarebbero più adatti, in quanto letti dal 68% delle donne. Attenzione però, perché questi dati sono dell'anno scorso e già identificavano che un 75% della popolazione over 14 anni legge un titolo di stampa su carta o digitale, quindi i dati sono anche comprensivi. Quindi significa che già c'è un 25% che il giornale proprio non lo legge. Poi, con l'emergenza Covid-19 e il conseguente lockdown, c'è stato un crollo verticale della vendita dei giornali cartacei. E oggi possiamo dire che la situazione è molto cambiata. Solo rispetto a
sei mesi fa. Tanto è vero che oggi si riesce anche abbastanza facilmente ad acquistare uno spazio promozionale, magari a pagina intera, per pochi soldi. Ma questo non significa che sia il modo ideale per veicolare il vostro messaggio. Grazie. E chi è che li compra i giornali oggi? In questo periodo non vengono neanche utilizzati dalle pescherie per rifasciarci i branzini? Ma la cosa più importante è che per capire se una campagna funziona occorre che sia misurabile. Utilizzare i giornali cartacei, ma anche quelli online, senza poter capire realmente quante persone hanno letto quel messaggio, può voler dire gettare via delle risorse che magari potevano essere impiegate in altri spazi con risultati più misurabili. Quindi consigli di investire online? Direi che per poter rafforzare il vostro brand dovete agire su due canali, materiale e immateriale. Il canale materiale è a diretto contatto con i vostri abituali clienti, quindi la campagna deve essere prima di tutto visibile sui vostri punti vendita reali e poi in quelli immateriali, cioè sui vostri siti internet e sui social. Oggi il mondo materiale è intimamente connesso a quello immateriale. Sono due facce della stessa realtà. Vanno quindi utilizzati entrambi con il giusto equilibrio. Il mio consiglio è anche quello di creare degli eventi che coinvolgano il pubblico, che siano anche loro a veicolare i vostri messaggi, perché in qualche modo li riguardano da vicino. Certo, con certe attività che presuppongono un rapporto di vicinanza bisognerà ripartire un pochino più avanti, ma si può comunque farne di altre, anche nel mondo immateriale. E poi si può investire sui motori di ricerca e sui social media, misurandone quindi i risultati e aggiustando il tiro fino a quando non si sarà raggiunto l'obiettivo sperato. Grazie Doc, forse è proprio così che faremo. In bocca al lupo! E viva il gelato artigianale di tradizione italiana, sempre. Basta un po' di zucchella che lava giù, tutto brillerà di...